e poter masticare, insomma. Poi, Questa atrofia col tempo, col tempo. completa Paziente, per esempio, che è portatore della dentiera mobile per tanti anni. Mia moglie c'ha quel problema lì. Dentiera mobile ci avevi? Sì. Soffre, Infatti ci sono sì. solo quei impianti qua, qua sono liberi, Ci appoggia, sono basta. quattro dentini Quattrini davanti e laterali, si qua. attaccava con i gancetti. Qua. Sì, sì, Vedete sì. il tacco? Crack. Quella pigia, 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 e a furia di pigiare, di sbattere, tu ribasi ogni 2 anni la protesi, ma quello che aggiungi sulla protesi l'hai perso di osso. Sopra non Sì, ne ho. Questo solo nel normalmente caso della della protesi dentiera mobile, mobile. Poi non ci nel sono caso altri del. casi anche in cui si perde tanto osso, e sono per esempio quelli quando noi facciamo i cosiddetti espianti degli impianti, quando togliamo impianti andati male. Allora dobbiamo carotare via l'impianto e non rimane più nulla. Oppure paziente che ha avuto cisti che si sono ingrandite parecchio e quelle si mangiano l'osso. Oppure possono essere pazienti che hanno avuto dei granulomi, denti con infezioni, con pus. Allora il pus si va a liquefare tutto l'osso. Dipende, ci Questi sono sono diversi quelli casi che che possono portare, però in genere quello che non si riassorbe quasi mai, questo è un caso per esempio di un paziente, questo ci avrà una certa età, che ha portato almeno 20 anni la dentiera mobile, questo che vedete a monitor, e allora anche davanti ci siamo giocati la possibilità di fare impianti classici, standard. L'unica cosa che si può fare su questo paziente sono quegli impianti subperiostei.││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